Ah, non c'è dubbio che la pandemia ha acuito disuguaglianze. Le do un dato: noi abbiamo utilizzato in tempi record il bonus alimentare con le risorse del governo. Abbiamo iniziato le procedure online il 7 dicembre, chiuse il 12. Siamo arrivati quasi a 50.000 famiglie, circa un quarto poi di persone della popolazione napoletana, e parliamo di persone prive di reddito, con molti figli. Quindi che la situazione sia gravissima dal punto di vista sociale ed economico è certa, non solo a Napoli. Devo dire la verità, era assolutamente prevedibile questo autunno così grave, e si ha l'impressione che il governo rincorra il virus anche sulla pandemia sociale con un ritardo significativo in alcuni casi per far arrivare ristori. E vorrei anche aggiungere, se posso, in base al dibattito che ho ascoltato prima sulle zone rosse, arancioni e gialle, che anche questa confusione e questo pressappochismo e inadeguatezza non aiuta, perché non si può dire un giorno che ci stiamo preparando a diventare tutti gialli, poi 2 o 3 giorni dopo tutti rossi, e poi si apre il dibattito che ci si meraviglia che la gente in Italia, come in qualsiasi altra parte del mondo, se può uscire con le mascherine, Certo. esce, lo fa in maniera anche responsabile, va a comprare qualcosa in un negozio. Cioè, veramente diventa il dibattito dell'assurdo. Io sono molto preoccupato e chiudo perché vedo una povertà in aumento, però nella mia città è cresciuto molto anche quel senso di solidarietà e di fratellanza che fa di Napoli una città con un grande cuore. Questo è vero. Fra 2 anni